La duchessa di Sussex ha conversato con la Cantane sul tema della birazialità, non mancando di inviare frecciatine alla Royal Family. Ogni puntata del podcast Archetype di Meghan Markle è un susseguirsi di dichiarazioni bomba e frecciatine alla famiglia reale. Dopo la prima puntata su Spotify con ospite Serena Williams, con cui la duchessa ha conversato sul tema dell'ambizione, questo martedì è stata la volta del secondo appuntamento. Special guest della puntata, titolata The Duality of Diva, la cantante Mariah Carey, che ha parlato con l'ex attrice, delle connotazioni negative della parola diva e delle difficoltà dell'essere biraziali. L'interprete di All You Want for Christmas Is You ha esordito parlando delle difficoltà di adattarsi tra la comunità nera e la comunità bianca, quando non si è in realtà ben visti da nessuna delle due. Parole in cui la duchessa di Sussex si è molto ritrovata, dicendosi felice di avere Mariah come ospite. Meghan infatti da bambina non si sentiva rappresentata da nessuna donna e la Carey è stata per lei un modello, sei stata così formativa per me. Essere rappresentati conta molto, quando sei una donna e non vedi una donna che ti somiglia da qualche parte in una posizione di potere o influenza. Poi è entrata in scena tu, ed io ero come oh, mio Dio. Qualcuno mi assomiglia. Le due donne hanno parlato come dalla società venga chiesto alle donne miste di identificarsi. Un'imposizione che pare non piaccia a Mariah e Meghan. In particolare la Markle ha raccontato nel corso della chiacchierata, come quando ha iniziato ad uscire con il principe Harry sia stata identificata come una donna nera. Voglio dire, se c'è un momento nella mia vita in cui è stato tutto più concentrato sulla mia razza, è quando ho iniziato a uscire con mio marito. Poi ho iniziato a capire com'era essere trattata come una donna di colore, ha spiegato la Markle, aggiungendo, perché fino ad allora ero stata trattata come una donna mista. E le cose sono davvero cambiate. Del resto Meghan nel corso dell'intervista con Oprah Winfrey rilasciata nel 2021 rivelò che un membro della famiglia reale, senza dire chi nello specifico, aveva mosso osservazioni razziste nei suoi confronti per il colore della pelle. We'll be right back.